Il sequestro dei pennelli fognari in mare a San Leone, comune di Agrigento, saggi al lavoro e risarcimento danni. Mare Amico, divieto balneazione e depuratore Sant'Anna. A San Leone i pennelli fognari sono sotto sequestro preventivo e al comune di Agrigento il sindaco Marco Zambuto punta la parabola dell'attenzione verso il mare. Forse al più presto sarà al lavoro una commissione di saggi. L'equipe di esperti indagherà sullo stato di salute delle acque salleonine e controllerà che il ripristino delle condotte sia compiuto correttamente, secondo legge. Poi il municipio medita una richiesta di risarcimento contro chi avrebbe provocato i danni all'immagine della città e agli interessi dei commercianti e degli operatori turistici. Quanto? Almeno 5 milioni di euro. Nel frattempo l'associazione ambientalista Mare Amico di Claudio Lombardo, prima e più pungente delle altre, spina nel fianco a difesa del Mare Nostrum, rilancia il merito della Procura di Agrigento e condivide il ricorso per ottenere il sequestro anche dei 200 metri a destra e a sinistra dei pennelli e quindi il divieto di balneazione. Anzi, sottolinea Claudio Lombardo, se è vero come è vero che da anni sono versate in mare tonnellate di liquami non depurati, la richiesta di vietare la balneazione, prima che la riproponga la solerte procura di Agrigento, l'avrebbe dovuta imporre autonomamente il sindaco, in quanto responsabile della salute pubblica. Lombardo ribadisce: a noi come associazione ambientalista non interessano le guerre sante, né tantomeno le battaglie politiche. Noi vogliamo solo che in mare non sia versato neanche un litro di fogna. Le fogne devono avere come recettore non il mare, ma i depuratori. Il resto sono solo chiacchiere. E Mare Amico ritiene opportuno che durante i 30 giorni di sequestro dei pennelli i lavori di riparazione siano controllati non da Girgenti Acque, ma dalla Capitaneria di Porto Empedocle e che entro i 10 mesi imposti per la soluzione del problema una nuova condotta fognaria trasporti provvisoriamente le acque nere della fascia costiera verso il depuratore di Sant'Anna, in attesa che sia costruito il maxi depuratore.